Buongiorno a tutti, mi chiamo Elisabetta Sangalli e vi do il benvenuto al primo incontro di questo ciclo di laboratori dedicati alla pittura e alla decorazione su vetro. La pittura su vetro è una tecnica affascinante che permette di ottenere bellissimi effetti di luce e di colore sfruttando la naturale trasparenza del materiale. Ogni superficie trasparente può essere dipinta con questa tecnica, quindi non solo il vetro comune, ma anche materiali sintetici come il plexiglass. Con questa tecnica potrete dipingere oggetti di vetro come vasi, piatti, cornici portafoto, scatole e bomboniere, complementi d'arredo come lampadari, abat-jour, elementi d'arredo come tavoli, vetrine di mobili, specchiere, vetrate, bigiotteria di vetro ed altro ancora. Questi che vedete sono oggetti tutti di vetro che ho preparato per voi, ad esempio. Sono oggetti diversi, realizzati con effetti differenti. Questa è una bomboniera che è stata dipinta con l'effetto di trasparenza. Anche questo oggetto, come vedete, presenta una decorazione a gigli con effetto di trasparenza. Questo invece è un piatto decorativo, un po' particolare, molto molto bello, con effetti diversificati di opaline soprattutto e di velatura. Come vedremo durante questi laboratori, la pittura su vetro è una tecnica raffinata e versatile perché consente di ottenere effetti diversissimi a seconda dell'impiego del materiale e della procedura adottata per dipingere. Per questo primo incontro ho pensato di introdurvi alla pittura su vetro con un lavoro di semplice esecuzione e alla portata di tutti. Questo portafoto. Quindi non preoccupatevi se non sapete ancora disegnare, se non avete ancora acquisito abilità e dimestichezza con gli strumenti di base del disegno. Faremo un passo alla volta e vedrete che via via acquisirete abilità e scioltezza. Dipingeremo una decorazione etnica e inizieremo oggi a vedere come si realizza un disegno destinato a una superficie vitrea e quali caratteristiche deve avere. Procuriamoci innanzitutto un foglio di carta bianca. Va bene anche la comune carta da fotocopiatrice. Poi occorre una matita 2B, una gomma morbida per eventuali correzioni. Questo è il materiale di base per il nostro disegno. Cominciamo a riportare sulla carta la sagoma del nostro oggetto. Quindi posizioneremo l'oggetto sul foglio di carta e semplicemente con la matita ne tracciamo il contorno. Ecco, in questo modo abbiamo già i margini entro i quali sviluppare la nostra decorazione. Quindi disegniamo la decorazione a mano libera. Questo è un disegno etnico, quindi non preoccupatevi se le linee non dovessero venire proprio regolari e perfette, anzi la spontaneità, la naturalezza del disegno è un punto di forza e gioca in questo caso a nostro favore. Disegniamo delle linee sufficientemente lunghe in modo da coprire la larghezza del nostro portafoto.
con dei triangoli, potete mettere dei triangoli, dei cerchi, ecco, con la fantasia potete molto sbizzarrirvi. Considerate che il disegno etnico è irregolare di suo, quindi non cercate di fare delle linee particolarmente pulite, particolarmente dritte, perché il disegno risulterebbe troppo freddo e poco etnico, ecco. L'irregolarità, come vi dicevo, fa gioco. Possiamo aggiungere anche dei piccoli, dei semicerchi tra un triangolo e l'altro. Potete sbizzarrirvi con le forme geometriche, ogni forma geometrica nell'etnico può andare bene, i rombi, i cerchi, i triangoli, avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Ecco, abbiamo realizzato un disegno a linee chiuse, è proprio la caratteristica fondamentale, il disegno deve essere a linee chiuse. Nel secondo incontro, al prossimo incontro, illustreremo come riportare il disegno sul supporto e quali sono i materiali in commercio. Ciao e al prossimo incontro!